questo e interpretano questi. Sì, grazie Presidente. Io non accolgo l'invito rivoltoci dal Governo al ritiro di questo ordine del giorno, ma desidero comunque ringraziare per la cortesia la sottosegretaria Bergamini, che si è offerta di negoziare una approvazione da parte del Governo in cambio della riformulazione solita a valutare l'opportunità di. Noi riteniamo che su temi di questa natura, come la proroga per il 2022 dell'ecobonus per incentivare l'acquisto dei veicoli maggiormente sostenibili, ecco, quel tipo di riformulazione non possa essere evidentemente accettata. Ci è stato detto, e poi l'abbiamo verificato, che con questo ordine del giorno abbiamo teso anticipare la volontà del Governo, che di fatto ha ricompreso la misura da noi indicata nel decreto legge 5 del 2022, che è in discussione in una delle commissioni competenti. Del resto il nostro è solo un ordine del giorno, non potevamo ovviamente riportare nell'impegno al Governo tutte le richieste che sono state formulate negli ultimi mesi dal gruppo di Fratelli d'Italia in ordine alla transizione ecologica, alla necessità di investire in ricerca, e abbiamo quindi limitato il nostro impegno a chiedere di prorogare questo ecobonus. E sappiamo perfettamente che incentivare gli ecobonus significa sostanzialmente aiutare la domanda e quindi far contento chi acquista, probabilmente contento anche chi vende, stiamo parlando ovviamente dei concessionari, ma la politica industriale di un paese come il nostro non può ovviamente ridursi esclusivamente a questo concetto. E allora noi abbiamo apprezzato l'intervista che ha rilasciato ad esempio il ministro Giorgetti il giorno 17, cioè 5 giorni fa, parlando di due importanti provvedimenti che peraltro noi abbiamo proposto già a suo tempo, cioè il fondo pluriennale per l'automotive, che noi sappiamo essere stato distrutto dalla legge di bilancio 2022 che la maggioranza ha votato, e ha quindi proposto questo fondo di 1 miliardo di euro all'anno fino al 2030. Però c'è un piccolo problema che racconta un po' anche l'improvvisazione della politica di governo, e cioè che l'anno 2022 ancora non è coperto, cioè del miliardo previsto siamo arrivati probabilmente nemmeno a 800 milioni. Ma il problema poi, e non siamo ancora riusciti a evincere la linea del governo su questo tema, il problema è capire quale sia il perimetro delle auto incentivabili, perché noi siamo nel guado. Sappiamo che entro il 2035 l'Europa pone dei limiti ben precisi relativamente alla produzione dei motori endotermici, e quindi noi siamo a metà del guado e non sappiamo se incentivare esclusivamente motori full electric, se incentivare i plug-in, cioè i motori ibridi, oppure se incentivare gli endotermici, quelli però con emissioni ridotte. E questo è un fatto, noi non riusciamo a comprendere quale sia la linea maestra del governo e quindi della maggioranza. C'è poi un secondo aspetto: noi riteniamo che l'autonomia e l'indipendenza politica di un paese dipenda chiaramente anche dalla indipendenza tecnologica che si riesce ad acquisire. E allora va molto bene l'investimento, vado a concludere, che sarà approntato per il Molise, dove c'è questo progetto di Gigafactory per costruire delle batterie per le macchine elettriche. È ovvio che è un'operazione infinitesimale, peraltro al servizio di un'azienda come Stellantis, che ha il 6% dell'azionariato del governo francese. È una cosa, ripeto, infinitesimale, che sosterremo, che certamente non ci porterà all'indipendenza dalla Cina per quanto riguarda la produzione delle batterie, ma è un passo avanti. Quindi per tutti questi motivi che ho cercato di condensare, di sintetizzare, noi chiediamo
che si voti il nostro ordine del giorno. Grazie, deputato Prisco, prego. Sì, grazie Presidente. Intervenire a sostegno di questo ordine del giorno che, come ha ricordato il collega Butti, anticipa di fatto l'intenzione del governo di intervenire più o meno nel medesimo senso. E forse occorre anche rinforzare questo tipo di scelta, di indirizzo a difesa di un comparto importante come quello dell'automotive, che rappresenta per l'Italia un spaccato industriale importante, per un mondo che in questo momento è anche in difficoltà. Penso a tutto il mondo delle concessionarie, che sta subendo anche i ritardi delle consegne, e un modo per facilitare la transizione ecologica andando incontro alla domanda e quindi sostenendo i cittadini che fanno una scelta verso veicoli a basso impatto ambientale. Quindi mi pare un ordine del giorno di assoluto buonsenso, di neutralità rispetto a delle scelte che si appresta il governo a fare in altri provvedimenti, e non vedo perché il Parlamento non debba esprimersi con forza a sostegno di questo tipo di politiche che vanno incontro ai cittadini, incontro alla tutela ambientale, incontro a un comparto, quello dell'automobile, che rappresenta comunque per l'Italia uno spazio industriale e commerciale di fondamentale importanza. Grazie. Deputato Silvestri, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno del collega Butti e chiedo all'Aula, al Governo comunque, di rivedere il parere, soprattutto per l'importanza dell'ordine del giorno presentato dal collega Butti. Vorrei leggere qualche passaggio della premessa dell'ordine del giorno, che è importante per capire di cosa stiamo parlando, soprattutto essendo l'inizio dell'Aula. Presidente, siamo anche un pochino ancora distratti, quindi magari leggere le premesse sarebbe importante per capire soprattutto i dati, perché i dati del Ministero delle Infrastrutture ci dicono che a gennaio sono state immatricolate 107.814 vetture a fronte di 134.198 immatricolazioni dello stesso mese dell'anno precedente, con una diminuzione di quasi il 20%. Quindi noi chiediamo che comunque questa misura cosiddetta ecobonus venga prorogata anche per il 2022, per l'importanza che ha per questo settore, come hanno già spiegato i miei colleghi Butti e il collega Prisco, ma soprattutto anche per evitare che un settore così importante anche trovi ancora più difficoltà di quelle che si trova in questo momento. Quindi noi chiediamo di votarlo, di assumervi la vostra responsabilità in quest'Aula e di far vedere comunque sia che il Parlamento è vicino a questo settore per cercare di dargli la possibilità di ripartire nel modo più adeguato. Grazie. Deputato Foti, prego. Signor rappresentante del Governo, signor Presidente, l'ordine del giorno Butti, seppure in un'aula evidentemente desiderosa di passare ai voti, affronta uno di quei temi per i quali nel passato questo Parlamento si interessava ed occupava per intere giornate. Perché vorrei ricordare che il settore della costruzione delle auto in Italia non è uno dei tanti settori della politica industriale di questo Paese. Per tanti anni è stato il riferimento della politica industriale di questo Paese. E voglio anche dire che il settore dell'auto si è sempre portato dietro, quando la sinistra faceva la sinistra,
anche una serie di tensioni sociali che avevano in quest'Aula un'occasione di confronto e financo di scontro. Vorrei ricordare a me stesso che nel 1980 si segnò una pagina anche nuova e del tutto rivoluzionaria, proprio nata all'interno del settore dell'auto, relativamente ai rapporti sindacali. Perché dopo che Enrico Berlinguer era andato nel settembre del 1980 davanti ai cancelli di Mirafiori e davanti al Lingotto ad arringare gli operai perché non cedessero al cosiddetto ricatto aziendale, il mese successivo nacque la famosa marcia dei 40.000 con la presenza dei quadri Fiat che sfilarono per Torino per chiedere la libertà all'interno del mondo del lavoro, e da lì nacquero nuovi rapporti sociali. Allora non è possibile che un tema del genere, scusatemi, che ha segnato anche la storia politica e sindacale dell'Italia, venga affrontato con questa superficialità. Noi sappiamo bene come la transizione ecologica abbia fissato anche dei miti, ad esempio quella dell'auto elettrica, dove poi sarà anche bene che qualcuno inizi a dire quali materie prime noi abbiamo per poter costruire le batterie di quelle auto elettriche. Ma è evidente che vi è un periodo di transizione anche dal passaggio di un modello all'altro, che non può essere valutato come se fosse un passaggio naturale. Ma noi rischiamo concretamente non soltanto 70.000 posti di lavoro, quali vengono oggi quantificati nel caso di una continua e sistematica disattenzione del settore, così come si sta dimostrando in questo momento. Perché il problema non lo si risolve soltanto con dei contributi a pioggia, lo si risolve anche, o si contribuisce a risolverlo, attraverso un progetto che nei prossimi 15 anni delinei la politica industriale del settore. Perché se lasciamo che questo settore sia abbandonato a se stesso, beh, guardate che il settore dell'auto, attraverso alcune aggregazioni, ha già perso fortemente la caratteristica nazionale che doveva avere. E allora vogliamo veramente che tutta l'industria europea vada ad invadere il mercato italiano così come l'ha invaso negli ultimi anni, e noi non delineiamo una politica industriale per il settore dell'auto nazionale? Stiamo a guardare. Quando il collega Butti ha presentato questo ordine del giorno, la finalità, parliamoci chiara, è quella di dire che è un progetto in agenda che è fuori dall'agenda di questo governo. Perché ogni volta che vi abbiamo interrogato in quest'Aula sul tema ci è sempre stato detto faremo, vedremo, valuteremo. Ma quando ci si mette mano? Non stiamo parlando soltanto del settore dell'auto, parliamo del settore della ricerca che è fondamentale. Parliamo di un settore dove noi eravamo all'avanguardia, come siamo stati negli anni Ottanta all'avanguardia nel mondo e nella ricerca del nucleare. Cultura. E per queste ragioni io faccio appello, al di là del giudizio espresso dal governo, perché quest'Aula, con senso di responsabilità, approvi l'ordine del giorno Butti. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 7. Butti. Deputato Mollicone, prego. Grazie Presidente, per intervenire sull'ordine del giorno Butti e chiedere di sottoscriverlo, e per ribadire l'importanza di quest'ordine del giorno che va a toccare uno dei punti dirimenti della transizione ecologica. Vedete, io faccio parte, come molti colleghi, dell'intergruppo mobilità elettrica. Da più di 10 anni giro soltanto in auto elettrica al 100%. Poi però si scopre che la nostra industria automobilistica è arrivata in ritardo per colpa di una scelta strategica di FCA, che ormai definire un'industria italiana ovviamente vuol dire prendersi in giro. E a questo ritardo si aggiungono delle incongruenze rispetto appunto
all'eco bonus, rispetto anche a quello che fanno le assicurazioni, colleghi. E di qualche giorno fa ho presentato, invito tutti i colleghi a sottoscriverlo, un question time, perché pensate che nel prontuario delle assicurazioni non c'è riconosciuto il cavo elettrico, perché non è considerato parte sostanziale della vettura, come se una vettura elettrica potesse essere ricaricata chissà con la forza del pensiero. Ebbene, se il sistema Italia non favorisce la transizione ecologica sul serio, con tutto quello che sta succedendo anche nella geopolitica dell'energia, che porta addirittura alle guerre in Europa, beh, sicuramente vuol dire che questo governo, il governo dei migliori, non capisce, non ha una visione generale né del comparto dell'automotive, né della transizione ecologica, tantomeno della geopolitica energetica. Grazie. Deputato Rizzetto, prego.